Carissimi amici e lettori del SIR, oggi ci poniamo una domanda chiave. Con il voto di ieri al Senato che ha estromesso Silvio Berlusconi, è morta la Seconda Repubblica, quella del bipolarismo violento e rissoso? Purtroppo dobbiamo dire che non è morta. Ci sarà una lunga agonia che vedrà Berlusconi e Grillo sulle opposte barricate, esattamente quei due leader che sono stati estromessi dalla vita parlamentare perché hanno delle condanne penali passate in giudicato. Noi cittadini cosa dobbiamo fare? Certo, dobbiamo prepararci a questa lunga traversata. Non sarà facile la nascita della Terza Repubblica. Dovremmo certamente collaborare. A cosa? Innanzitutto a creare le premesse per costruire in Italia un bipolarismo mite, non violento, quindi non rissoso, su un modello europeo, sì, del popolarismo da una parte e del socialismo dall'altra, un bipolarismo sostanzialmente riformista, un bipolarismo mite. Dovremmo poi mettere al riparo le nostre istituzioni democratiche, le cose che abbiamo ascoltato nelle ultime ore, sin dal momento della decadenza di Silvio Berlusconi, non fanno onore al nostro paese. Si è parlato, pensate all'estero, cosa possono pensare dinanzi ad affermazioni come quelle che abbiamo ascoltato, golpe, colpo di Stato, lunga notte della democrazia, giorno di lutto per la democrazia. Bene, forse sarà bene tutti ricordarci che la democrazia siamo noi.